il turno della mattina. Spesso capita nelle regate lunghe, insomma, di qualche giorno, come quelle che si stanno facendo in questo periodo, si è ricominciato a fare in questo periodo, che la prima mattina soprattutto, dopo una notte magari in cui si è tirato un po', insomma, per cercare di fare più miglia possibili, la mattina ci si ritrova nella classica situazione di brezza mattutina, quindi di brezzolina proprio, quasi anzi direi assenza di vento di mattina, con sostanzialmente un equipaggio non sufficientemente pronto ad affrontare la situazione, no? Cioè quello che succede nei turni è che se non si è molto fiscali, tendenzialmente appunto rimane fuori o una seconda guardia la mattina oppure non abbastanza persone. Addirittura esatto, l'abbandono totale, ma insomma, stiamo parlando ovviamente di equipaggi non professionisti, comunque Ovviamente. non super organizzati come molti sono ormai, ma insomma, però sono situazioni che noi tutti abbiamo visto verificarsi più di una volta, no? Perché c'è il vecchio adagio secondo il quale le regate si vincono di notte, che è sicuramente vero, non è vero di solito per i bastoni, però Esatto. per le regate lunghe effettivamente si vincono di notte, ma in realtà non è del tutto vero. Molto spesso si perdono la mattina presto, quando la notte magari hai fatto un buon lavoro, però la mattina presto intanto inizia a fare molto freddo. Comunque sei vestito ancora da notte, chi ha tirato fino a quell'ora lì è decisamente stanco, quindi ha il cervello abbastanza spento, anche se lì magari ancora in turno, però ha il cervello abbastanza spento. Il vento ha mollato completamente, inizia a entrare un refolo e tu non hai la prontezza di spirito di andare ad agganciarlo. Magari vedi delle barche che partono dietro di te e non hai la prontezza di spirito magari di orzare quei gradi che ti consentono di partire magari 5-10 minuti prima, che sono quelli che molte volte ti fanno la differenza, no? Esattamente, quando sono quei momenti in cui bisogna cercare di cogliere il refolo perché appunto magari c'è un refolo ogni 10 minuti Certo. e se non ti fai trovare pronto a quel refolo lì, tu perdi sostanzialmente un treno, quindi arrivi al treno successivo e quel treno lì di magari un quarto d'ora c'è il rischio che sul lungo della regata poi ti faccia perdere ben più di quel quarto d'ora, no? Perché chi lo prende magari riesce ad agganciare prima Esatto. Certo. l'aria che arriva, riesce a posizionarsi prima dove vuole, e invece tu resti un po' dove ti porta il vento, dove riesci ad andare con quel poco vento che hai, senza riuscire a essere, diciamo, padrone del tuo destino. Tutto ciò perché appunto non si, diciamo, magari si è rinunciato ad andare a riposare ad un certo punto nella notte, per tirare al massimo e poi però appunto trovarsi la mattina quando c'è poco vento, uno dice vado a dormire tanto c'è poco vento, invece è Sì, esattamente il esatto. momento in cui bisogna spingere, bisogna essere estremamente concentrati, bisogna avere anche la barca in un assetto, diciamo, di equipaggio in cui possa essere sfruttata al meglio. Sì, effettivamente se voi fate un calcolo, diciamo, il tempo che si può perdere in una situazione di vento medio, in realtà è molto poco rispetto a quello che si può perdere invece in una situazione magari di bonaccia totale, dove tu tra agganciare un refolo, magari un refolo perso, però magari ti porta anche solo per 10 minuti, però sono quei 10 minuti che magari ti fanno fare tranquillamente quel miglio che magari non avresti fatto, e quello ti porta in una situazione meteo completamente diversa, che a volte non serve a nulla, ma invece molte volte ti consente di entrare magari proprio a quel punto lì nella brezza, quella vera, un po' prima. A quel punto lì il vantaggio aumenta, e i ricchi diventano sempre più ricchi. Esattamente, e in questo senso appunto è molto meglio magari sacrificare, se vogliamo, un po' di performance durante la notte, quando se Certo. il vento, ovviamente sto parlando di se il vento è teso durante la Certo. notte, e magari avere diciamo meno prontezza di trim, magari meno prontezza di Certo. equipaggio, di regolazione, fare le cose, diciamo, se vogliamo portare la barca non al 100%. Però sacrificando qualcosa per riuscire ad arrivare invece in questo momento molto importante di
brezza mattutina e di buco totale in cui c'è il vento che sta entrando con il giusto spirito e con la giusta cattiveria. Sì, infatti il momento in cui le persone dovrebbero andare a riposarsi è proprio l'andatura, diciamo che costante in un certo senso, no? Quando c'è una costanza di vele, di assetto, succede durante la regata, se uno ci sta attento, di solito c'è un momento in cui comunque è tutto costante, magari ecco, la differenza che tu puoi fare, diciamo, in falchetta non è così tanta rispetto a quella che magari potresti fare, molti riescono a dormire in falchetta, insomma, diciamo che le menti pensanti se dormono in falchetta magari fanno un po' di fatica a essere così efficaci, no? Quando poi c'è il momento di veramente dare il massimo, quindi insomma conviene andare a dormire, andare in cuccetta in quel momento lì piuttosto che invece essere, diciamo, con la mente spenta nel momento in cui invece devi essere particolarmente sveglio. E quello lì è il momento in cui la differenza devi fare. Esattamente. Ciao, buona giornata. Ciao ciao.